Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui dopo una breve pausa dovuta alle mie vacanze. Quest'anno sono stata in Puglia, bellissima, veramente. E riprendiamo con un argomento che mi avete richiesto in molti, gli album di figurine. Sono davvero per tutti noi, credo, uno dei più cari ricordi di infanzia. Vi ricordate quando fuori dalle scuole davano in omaggio gli album? Quella era gioia pura! Un po' meno convincere i genitori a comprarci le bustine. Almeno per me era così, ed ogni volta era una guerra, visto che mi dicevano sempre: "Non vorrei mica fare anche questo, è finito ora quell'altro!" Insomma, una tragedia, anche se gli album più famosi riuscì comunque a farli, ma non se ne è salvato nessuno praticamente, tutti distrutti, e quindi me li sono ricomprati tutti in età adulta. Vi mostrerò tutti gli album che possiedo, non solo Panini, ma anche gli altri, e visto che sono davvero molti, li dividerò in più video. Iniziamo con gli album dal 1980 al 1985. Iniziamo con Candy Candy prima serie del 1980. E vediamolo. Questo gruppo di figurine forma un disegno un po' bruttino, diciamo, tratto da una scena della sigla finale. Le altre illustrazioni invece sono molto carine. Le figurine sono molto semplici e hanno una semplice cornicetta bianca senza fiori o ghirigori. Come potete notare, principalmente vengono usate immagini tratte proprio dalla sigla finale. E anche dalla sigla iniziale. Ecco qua, e questo album termina proprio a questo punto, con Candy infermiera. Ed ecco la bustina, il fronte e il retro. Ecco Bia, la sfida della magia del 1981. Anche questo album è molto simile a quello di Candy, e le stesse cornicette bianche e semplici. Le illustrazioni qui non sono proprio granché.
Anche questo è davvero un album storico che adoro. Ed ecco qua. Come avrete già notato, questo album non tratta assolutamente tutta la storia di Pia, ma termina a canzone per una bambola. Ed ecco la bustina, il fronte e il retro. Ed ecco Candy Candy seconda serie del 1981. Praticamente questo è uscito l'anno dopo. Qui abbiamo ancora un'altra scena della sigla finale e della sigla iniziale. Qui abbiamo un breve riassunto della prima parte della storia, un brevissimo riassunto. E si riprende con lo zio William. Anche qui le illustrazioni sono fatte davvero bene. Ancora moltissime scene dalla sigla finale iniziale. Ed altre dalla serie. Ed ecco qua, e arriva proprio all'ultimo episodio. Ecco qua le bustine che possiedo. Il fronte e il retro. Ed ecco Lulu, l'angelo tra i fiori del 1981. Inutile dirvi che questo è uno dei miei album preferiti in assoluto. Lo adoro. Vediamolo. Qui abbiamo già questa bellissima immagine. Classico fuoriscena, stupendo. E si inizia proprio dalla prima puntata. E anche queste figurine hanno la classica cornicetta bianca. Le illustrazioni sono abbastanza carine, ok? Passabili, diciamo. E abbiamo anche il linguaggio dei fiori. Questo album è bellissimo. Qua e là troviamo comunque ancora tante immagini dalla sigla iniziale. Ed ecco qua, arriva proprio all'ultimo episodio. Questa è la scena della sigla finale. Quindi tratta tutta la storia di Lulu.
Questo è un altro album di Lulu che possiedo, stavolta vuoto e perfetto da edicola, poiché almeno per i miei album preferiti ci tengo ad averne anche una copia vuota. E infatti, come potete notare, vuoto e perfettissimo. Di Lulu possiedo due bustine e sono veramente, ma veramente molto rare. Pensate che la seconda bustina l'ho trovata proprio pochi giorni fa, dopo anni che ne cercavo appunto una seconda, per arrivare almeno a due, fare una coppia, ma si trovano veramente malissimo. Il loro valore si aggira anche sulle 40 euro l'una. Il fronte. E il retro. Eccole di Oscar del 1982. Anche questo inizia dalla prima puntata. Figurine fatte sempre allo stesso modo, con cornicetta bianca. Le illustrazioni sono molto carine. E anche questo tratta tutta la storia di Oscar. Ecco qua infatti le scene dell'ultimo episodio. Ecco la bustina, il fronte e il retro. Ed ho anche una bustina a versione omaggio. Questo è Cenerentola della Panini Red Line, distribuito da Malipiero Editore nell'82. Veniva venduto in un kit con l'album più tutte le 60 figurine, come potete vedere in foto. Vediamolo. Illustrazioni molto carine, figurine sempre semplici con cornicetta bianca. E tratta tutta la storia di Cenerentola. Ecco qua. Essendo un kit, non ha quindi alcuna bustina, ma lo conservo con questa, che è la bustina dell'altro album versione grande, che ha la stessa copertina. Ecco il fronte e il retro. E passiamo al Tulipano Nero del 1984. E qui cambia anche il formato. Gli album infatti iniziano a diventare un pochino più grandi. Cambia anche la cornicetta, qui infatti è un pochino più elaborata. Le illustrazioni sono veramente bellissime, guardate qua.
Bellissima anche questa. E anche questo album tratta tutta la storia. E termina proprio con l'ultimo episodio. Ed ecco la bustina, il fronte e il retro. Ed ecco Giorgi del 1984, e anche questo è un altro dei miei album preferiti. Già la copertina è meravigliosa. Allora, in questa pagina andavano attaccate le figurine argentate che si trovavano nelle tavolette a latte sprint, cioè queste qua. Le figurine erano 6, qui potete vederle tutte. Non vi dico quanti anni ho impiegato appunto per trovarle tutte, mamma mia! Sono davvero rare e anche molto costose. E le ho trovate in vendita a volte anche a 50 euro l'una, pensate. E questo è il foglietto pubblicitario che si trovava nelle confezioni delle tavolette assieme alle figurine. Inutile dirvi che è rarissimo. Questo è il fronte. Ed ecco l'interno. E riprendiamo. Queste figurine hanno tutte una cornicetta fucsia. Le illustrazioni sono favolose. Guardate che meraviglia! E anche questo album tratta tutta la storia. Qui troviamo due cartoline da ritagliare e spedire. In questa andavano incollati due tagliandi di garanzia delle tavolette sprint, e in questo modo si potevano ricevere 20 figurine di Giorgi gratuitamente. Mentre in questa andava incollato un tagliando garanzia tavolette sprint, e in questo modo si poteva partecipare all'estrazione di 1000 peluche di loop. Essendo anche questo uno dei miei album preferiti, ne ho una copia anche vuota e perfetta da edicola. Eccola qua. E l'album è lo stesso. Queste sono le bustine che possiedo di Giorgi. Ne ho un po'. Ecco il fronte. E il retro. Ed ho anche una bustina versione omaggio. Passiamo a Camilla del 1985. Questo album non è completo, mancano poche figurine e ha anche un paio di pagine leggermente rovinate. E non interessandomi molto questo album, anzi quasi per niente, l'ho trovato ad un mercatino a pochi euro e quindi l'ho preso giusto per averlo. Magari poi lo sostituirò con uno migliore in futuro quando mi capiterà di ritrovarlo. Non ho fretta, sinceramente. Il formato di questo album, come avrete potuto notare, è molto più piccolo.
Le illustrazioni sono molto carine. Oltre alle figurine, come avrete visto, contiene anche vari giochi. Ecco qua. E questa è la bustina, versione omaggio, fronte e retro. Ed ecco qua l'incantevole Creamy del 1985, che come già sapete benissimo è il mio album preferito in assoluto, l'unico del quale ne possiedo ben 4 copie. Uno completo con l'inserto centrale senza adesivi prismatici, due completi con l'inserto centrale con adesivi applicati e uno vuoto con tutto il set delle figurine ancora da attaccare. Eccolo qui, assolutamente immacolato. Le cornicette sono bianche, semplici. Le illustrazioni bellissime. Guardate che bella! Ed ecco qua l'inserto sprint. Questo è il gioco della stella piumata e come vi dicevo in questo album gli adesivi prismatici non sono applicati. E anche questo album tratta tutta la storia, fino all'ultimo episodio. Questi due album invece, come vi ho detto, hanno entrambi gli inserti con gli adesivi applicati. Sempre completi ovviamente. Ed ecco qua l'inserto con i 5 adesivi prismatici attaccati. Ed ecco l'altro, qui abbiamo un adesivo anche attaccato in copertina, e sempre completo, sì, e ecco l'inserto, e anche questo infatti con i 5 adesivi prismatici attaccati. Infatti nelle confezioni di Cacao Sprint si potevano trovare i 5 adesivi prismatici per completare l'album e il gioco della stella piumata. Questo è il barattolo sprint di Creamy che all'interno del tappo contiene i 5 adesivi e il foglietto pubblicitario. Sono riuscita a trovarlo anni fa con gli adesivi ancora ben conservati al suo interno. Solo l'etichetta non è originale, ma è una riproduzione fatta in tipografia fedele a quella vera, poiché il barattolo ne era appunto privo. Ecco qua il tappo del barattolo, dove all'interno troviamo una spugnetta e poi il foglietto pubblicitario che è quello in cima e poi 5 adesivi. Eccoli qua.
ed ecco un'altra serie completa di adesivi che possiedo e vediamoli uno per uno. Ecco Crimi, che ha la lettera E che corrisponde al posto vuoto per attaccarla sul tabellone. You con la lettera A. Toshio Midori con la lettera B. Posi e Nega con la lettera C. E infine Kidokoro con il noto errore di stampa, infatti appare il suo viso, ma il nome è Jingle Pentagramma, e con la lettera D. E vediamo bene anche il foglietto pubblicitario contenuto nel tappo, una vera reliquia, raro ma non come quello di Giorgi. Ed infine ecco qua un album vuoto e perfetto da edicola. Perfettissimo. Immacolato veramente. E questo è tutto il set completo delle figurine ancora da attaccare. Ed ecco le bustine. E finalmente sono riuscita a raggiungere il traguardo delle 100 bustine nuove, piene e sigillate. Proprio in questi giorni ho concluso questa impresa titanica. E giusto solo per Crimi l'ho fatto, perché l'adoro. Per gli altri album, ma manco morta. Le conservo nel mio box repro, cioè riprodotto in tipografia, fedele a quello vero. E guardate quanto è bello. E a vederlo così pieno, dopo tutti questi anni, mi commuovo. O piango proprio se penso al portafoglio. Ed eccole qua, tutte le mie 100 bustine. Che fatica, ragazzi. Alcune versione classica e poi la maggior parte, eccole qua, versione omaggio. Guardate qua quante sono. Finalmente 100. E vediamone una da vicino. Il fronte e il retro. Questa è la versione omaggio, fronte e retro. E concludiamo questa lunga parentesi su Crimi con il poster pubblicitario che avevano solo le edicole, che pubblicizzava che il Corriere dei Piccoli regalava in uno dei suoi numeri l'album e le figurine di Crimi. Eccolo qua. Davvero molto, molto raro anche questo. E passiamo a Kiss Milicia del 1985. Un altro album storico e bellissimo. Le figurine hanno una cornicetta rossa con la nota musicale qui in cima nell'angolo. Le illustrazioni sono molto carine. Bellissimo. Ed ecco qua, e anche questo tratta tutta la storia fino all'ultimo episodio. Ed ecco le tre bustine che possiedo. Fronte e retro. E questa è la versione omaggio. E concludiamo questa prima parte degli album con la meravigliosa storia di Candy Candy delle edizioni blu del 1985.
questo disegno non è proprio un granché. Ok, sopra sediamo. E praticamente le figurine presentano fotogrammi diversi da quelli proposti nei due album della Panini. Meno male, almeno questo. Si inizia dalla prima puntata. Figurine molto semplici, piccole, con cornicetta bianca. Anche l'album è molto semplice, non ha immagini, giusto dei fiori qua e là. Con la morte di Anthony e poi fa questo salto mostruoso e arriva direttamente a Candy infermiera. E qui abbiamo giusto due figurine su Terence e più questa e poi di nuovo un altro salto mostruoso fino all'ultima puntata. Ecco, praticamente salta tutta la parte di Terence. Complimenti, veramente. Ok. Ed ecco la bustina, fronte e retro. E per oggi ci fermiamo qua, ma non temete perché molto presto realizzerò un secondo video sugli altri album che possiedo. Alla prossima! E un saluto anche da Artù e Merlino. Guardate quanto sono cresciuti! Questo è Artù. Ed ecco Merlino. E un saluto anche dal resto della banda. Ecco Fulmine. Ecco Schizzo. Ed ecco Saetta che sta mangiando. E adesso ci siamo davvero tutti. Ciao!